Quanto tempo è che ti ferone? Ho cominciato nel 65, grazie a mio zio che vendeva le bibite al Bentegodi. Quindi è stata, diciamo, una passione tramandata. Tramandata, e per fortuna me l'ha tramandata, perché è una passione incredibile, perché essere tifoso del Verona Hellas ti regala un sacco di emozioni, sia in positivo che in negativo, ma il Verona Hellas regala emozioni. E hai l'abbonamento? L'abbonamento ce l'ho dal campionato 67-68, il mio primo abbonamento, e 50 anni che sono abbonato all'Hellas Verona e non ho mai saltato un anno di abbonamento. Beh, allora sei un tifoso vero. Sono arrivato a 370 trasferte. Dai, e i biglietti ce li ho tutti a casa. La prima trasferta l'ho fatta a Topolino a Padova nel 68 e abbiamo vinto 2-1. Per noi tifosi questa è una piazza che spero che anche Zaccagni capisca cos'è a maggio facendo gli scongiuri, perché noi qui abbiamo festeggiato lo scudetto, le promozioni, le salvezze, anche perché gli anni 70, periodo di Garonzi, per noi era una piazza dove festeggiavamo anche la salvezza. La salvezza in Serie A adesso non si usa più, sembra una cosa scontata, ma salvarsi dalla Serie A è sempre una cosa eccezionale per noi. So il tuo preferito? Ma il mio preferito, ma ripeto, adesso tiriamo via quelli dell'anno dello scudetto, perché lì siamo fuori competizione, no? Okay. Abbiamo vinto il scudetto, una cosa che ha avuto dell'incredibile. Però il giocatore che io ho sempre ammirato è Ciccio Mascitti, Emiliano Mascitti. Ha fatto 11 anni nel Verona, è stato capocannoniere del Verona Hellas fino all'arrivo di Luca Toni, che aveva fatto 35 gol in Serie A. Ed è stato un giocatore per me esemplare, una cosa eccezionale. È veramente eccezionale. Io vedo in te un giocatore alla Francesco Guidolin. Adesso tu non lo so. Io non lo ricordo. Tu non lo ricordi, ma vedrai che adesso ti interesserai che Francesco Guidolin è stato centrocampista della promozione del Verona di Osvaldo Bagnoli. Beh, dopo, non male. Dopo è arrivato Dirceu e è andato via Guidolin. E Guidolin aveva le tue caratteristiche, però con una propulsione un po' di più verso l'area di rigore. Okay. Che secondo me tu potresti avere. Che secondo me tu potresti avere. Di andare di più verso l'area di rigore. Perché il piede ce l'hai anche per tirare in porta. Sono distante? No, no, realtà? No. Adesso devo informarmi bene su Guidolin. C'è una leggenda che dice che sei andato in autostop a Cagliari. No, no, non è mica una leggenda, è la verità. È la verità. Siamo partiti da Verona in due. Siamo andati fino a Civitavecchia. A Civitavecchia abbiamo preso il traghetto, Golfo degli Aranci, che è sopra in Sardegna. Golfo degli Aranci, siamo arrivati giù a Cagliari, siamo arrivati all'Ansicola dove si allenava, adesso non mi ricordo più se era l'Ansicola o il Poeta, non mi ricordo, si stava allenando, ma dovrebbe essere stata la vecchia Ansicola. Si allenava quella mattina lì l'Hellas Verona, e quando siamo arrivati si è bloccato l'allenamento. E Garonzi ci ha regalato due biglietti. E dopo siamo ritornati sempre, abbiamo fatto, a parte la traversata Golfo degli Aranci, Civitavecchia, sempre in autostop, siamo stati via una settimana con il nostro sacco a pelo. Siamo sul ponte Scaligero, che affianca a Castelvecchio, da qui attraversiamo l'Adige e siamo in uno dei punti più spettacolari di Verona. Andiamo verso l'Arsenale. Da qui abbiamo una vista di Verona incredibile. Oggi siamo stati che fortunati che troviamo una giornata ottima. Decente. Per il mese che siamo. Ti viene di qua? Da di là? E questo è uno dei punti più fotografati di Verona. Ma chi è questo signore che abbiamo incontrato? Abbiamo avuto la fortuna oggi di incontrare papà De Gnocco. La maschera più antica di Verona e più antica di Europa. Bravo! Tu la conoscevi, Mattia? No, sinceramente no. Però insomma è una bella maschera. Infatti stavo pensando quasi quasi. Un po' caldo, Un po' caldo, eh?